Un pareggio che vale per i biancazzurri che non riescono a superare un ostico Cesena allo Stadio Adriatico, conquistando però un punto che consente al Pescara di salire a più 5 sulla zona playout a 270 minuti dal termine del campionato. Un successo avrebbe chiuso il discorso salvezza, che resta però ampiamente alla portata di Fiorillo e compagni, che ci hanno provato soprattutto nel primo tempo, mancando qualche ghiotta occasione prima di una ripresa piuttosto bloccata, in cui sono state davvero rare le emozioni. Pillon conferma per 10 undicesimi la formazione vittoriosa a Ternico, l'unica variante di Fiamozzi al posto di Balzano. Coda, dopo la squalifica, siede in panchina nel 4-3-3 del Cesena di Castori, formazione quasi annunciata con la sorpresa dell'esclusione però di Laribi. Non c'è Di Noia, con Esposito che va in panchina. Al centro dell'attacco c'è invece il gambiano Yalov. Nel caldo ma non caldissimo pomeriggio dell'Adriatico ci sono quasi 8.000 spettatori con 234 sostenitori ospiti, momenti di tensione fra le due tifoserie prima della gara. Agli ordini di Chiffi di Padova si parte a buon ritmo, con il Pescara che all'ottavo arriva davvero ad un passo dal vantaggio, con Perrotta che su angolo di Capone colpisce di testa indisturbato a due passi da Fulignati, che con un miracolo respinge quasi distinto sulla linea di porta la sfera. Il Pescara cresce con il trascorrere dei minuti al 14° e ancora Perrotta da quasi 40 metri a mancare di poco il bersaglio, dopo aver visto il portiere Cesenate leggermente avanzato. I biancazzurri premono e si rendono ancora pericolosi con Macin, che svirgola però il pallone dal limite dell'area. Preme il Pescara, ma al 20° su tiro cross di Alov c'è forse un tocco involontario con la mano di Gravion, con l'arbitro Chiffi che con ampi gesti fa proseguire la gara fra le proteste dei giocatori ospiti. La formazione di Giuseppe Pillone si fa apprezzare sul piano del gioco e della manovra. Il Pescara preme ma non trova il gol dell'1-0. Al 37° su cross di Pettinari, Scognamiglio tocca con il gomito la palla, ma anche in questo caso il fischietto padovano lascia proseguire, considerando involontario il tocco del giocatore come nella precedente occasione. Dirige all'inglese ma bene Chiffi, con gli ultimi minuti del primo tempo che non regalano emozioni e con le due squadre che rientrano così negli spogliatoi sul risultato di 0-0. La ripresa ricomincia senza cambi e con gli stessi 22 di inizio gara. I ritmi sono però meno impetuosi del primo tempo, il caldo si fa sentire e il Pescara attacca senza però pungere, mentre Castori opera al 15° una doppia sostituzione, mandando in campo l'ex ed applaudito Emanuele Cascione per Fedele e Raribi al posto di Dalmonte. La gara appare piuttosto bloccata, con i due portieri praticamente inoperosi. Al 27° Pillon risponde al suo collega e getta nella mischia Bonino per Pettinari, mentre con il trascorrere dei minuti le cose non cambiano. Si arriva così alla mezz'ora senza grandi sussulti e con l'ingresso in campo poco dopo al 33° di Baez per Mancuso. Il Pescara ci prova con maggiore convinzione, ma le polveri sono bagnate, anche se il neoentrato Bonino appare molto ispirato a far correre un brivido. I biancazzurri ci prova su punizione, poi Chiricò quasi allo scadere, trovando però un attento Fiorillo che para a terra. Poi 5 minuti di recupero ed il triplice fischio finale del bravo Chiffi, con lo 0-0 che resta tale e con il pensiero in casa biancazzurra che va già alla gara di sabato prossimo al Silvio Piola di Novara.